anche l'Australia lancia l'SOS. L'ultima in ordine di tempo a restare schiacciata sotto il peso dei propri rifiuti è proprio l'Australia, che dopo la decisione della Cina di bloccare le importazioni di 24 tipologie di rifiuti da riciclare, sta soffrendo enormemente. C'è da sapere, infatti, che il 99% dei rifiuti di Canberra fino a poco tempo fa veniva impacchettato e spedito a Pechino, e non è la sola. L'Irlanda ha esportato il 95% dei suoi rifiuti in plastica nel 2016. La Gran Bretagna inviava alla Cina materiale riciclabile sufficiente per riempire 10.000 piscine olimpioniche. E anche gli Stati Uniti esportavano oltre 13 milioni di tonnellate di carta da scarto e 1,42 milioni di tonnellate di plastica. L'Europa, a sua volta, esportava metà delle materie plastiche raccolte e trattate per lo smaltimento, l'85% delle quali era destinato al mercato cinese. Il blocco di Pechino potrebbe avere dunque ripercussioni drammatiche. A lanciare l'allarme su Science Advances sono stati ricercatori dell'Università della Georgia e della California, che hanno condotto la prima analisi a livello mondiale della produzione, utilizzo e destino di tutte le materie plastiche, riuscendo a calcolare la quantità totale di materiale finora prodotto. Dallo studio è emerso chiaramente che la produzione globale di plastica è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni, superando molti altri materiali artificiali come acciaio e cemento. Ma finora, come fanno notare i ricercatori americani, sono state del tutto trascurate informazioni fondamentali sul reale destino della plastica. Quanta ne produciamo, quanta ne ricicliamo, dove va a finire? I rifiuti in plastica una volta erano un business abbastanza redditizio per la Cina. Da quando il presidente Xi Jinping ha dato un'impronta ambientalista al governo del paese, la plastica è diventata il male del nostro tempo. Questo significa che entro il 2030 si accumuleranno nel mondo 110 milioni di tonnellate di rifiuti plastici che non possono rientrare in alcun circuito economico e il cui smaltimento è problematico. L'unico modo per evitarlo è varare programmi per lo sviluppo e la diffusione su scala globale di sistemi di riciclaggio più efficienti. Il riciclo, appunto. Riciclare la plastica non è la soluzione, sostiene Greenpeace. Riciclare è un gesto importante, ma che da solo non basterà a salvare i mari del pianeta dalla plastica, ha dichiarato Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia. La direzione principale per affrontare il problema è la drastica riduzione del ricorso alla plastica e la riprogettazione di imballaggi nella direzione della durevolezza e riusabilità, prima ancora che della riciclabilità, sostiene. Secondo Greenpeace, infatti, sono proprio le aziende leader del mercato mondiale a dover fare di più. Infatti, l'organizzazione ambientalista nei mesi scorsi ha lanciato una petizione sottoscritta da più di 1 milione di persone in tutto il mondo, in cui si chiede ai grandi marchi come Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever, McDonald's e Starbucks di ridurre drasticamente l'utilizzo di contenitori e imballaggi in plastica monouso. E qualcuna di queste è pronta a rinunciarvi, come McDonald's, che da settembre nel Regno Unito sostituirà le cannucce in plastica con quelle in carta. Piccoli gesti per un grande futuro.